Davide, le obiezioni che continui ottusamente a portare avanti sono a dir poco scandalose. Ma come fai, tu e pure tutti i contestatori che portano avanti le stesse obiezioni tue? Ma come si fa? E lo dico, essendone scandalizzato, proprio perché vi è stato spiegato il limite, la problematicità delle vostre contestazioni, delle vostre obiezioni. Mi sembra assurdo che, nonostante questo, non si riesca a capire quale sia il problema di fondo. Il problema di fondo è che all'interno di un dibattito ci sono delle regole che valgono universalmente per tutti. Mi riferisco al dibattito dialettico, non al mero scambio di opinioni. In un dibattito impostato appunto su un confronto dialettico, non si possono imporre dei dogmi, bisogna sempre giustificarli e dimostrarli, per quanto sia possibile. Ma da parte tua noto invece solo il voler imporre dei dogmi così. Ad esempio, il dogma secondo cui ciò che è certo è solo ciò che è dimostrato scientificamente, da cui deriva da parte tua, e lo mostri in più occasioni, l'idea che se una cosa non sia confermata dalla scienza, non sia attendibile. Perché? Perché ritieni arbitrariamente, attraverso questa catena, questa matassa di equivoci e fraintendimenti, che la logica non possa dimostrare nulla di certo, soprattutto nei confronti della realtà effettiva. Quindi c'è tutta questa catena, no, arbitraria di conclusioni che sono comunque frutto di un pensiero e di una riflessione. Attenzione. Non è che tu arrivi, così come qualunque altro contestatore o individuo, a queste conclusioni o a altre, così, a caso. Ci arrivi comunque attraverso un atto di riflessione, in questo caso disattento, superficiale. Per cui sostenere che la prova, per esempio, empirica, scientifica, sia l'unica garanzia per dare certezza a una qualunque idea o teoria, è già una presa di posizione dettata dalla riflessione. Quindi, in ultima analisi, è sempre il pensiero che tu vai a screditare e svalutare che ti permette poi di stabilire questa cosa nel bene o nel male, nell'errore o nella correttezza. Perché, ad esempio, una prova scientifica non è l'unica prova che esiste? E anzi, addirittura non esiste veramente una prova scientifica che sia estranea dall'ambito della logica. Perché? Io te lo posso dimostrare il perché, ma tu non mi puoi, e infatti non ci riesci. Non puoi dimostrare che la prova scientifica sia l'unica prova effettiva che ci dia, diciamo, la conferma di un qualcosa. Perché di per sé la prova scientifica senza, diciamo, l'impianto e l'ambito logico neanche esisterebbe come possibilità. Allora, la prova scientifica è tale perché si presuppone che la struttura ontologica della realtà non si autoneghi, non violi se stessa. Per cui se si conferma o si sostiene che un esperimento scientifico confermi qualcosa, lo si ritiene implicitamente perché si sostiene implicitamente che l'opposto, il negativo di quella scoperta sia impossibile. L'evidenza, quindi, di ciò che è, deriva dal punto di vista logico dall'impossibilità della sua negazione, del suo opposto, del suo negativo. Quindi anche qui ritorna il principio di opposizione universale tra il positivo e il suo negativo. Detto in altri termini, è proprio perché la realtà empirica non viola mai il principio di non contraddizione, quindi in nessuna sua parte la stessa identica cosa è e non è, soprattutto allo stesso momento, che poi è possibile
sostenere delle statistiche, è possibile impostare il metodo induttivo, è possibile regolarsi in base a quello che viene scoperto e stabilito in base a questi criteri. Ma se la realtà violasse questo principio fondamentale di opposizione, che sta alla base di quello di non contraddizione, tutto salterebbe. Perché, a maggior ragione per te, che ritieni che la realtà empirica o comunque la realtà effettiva sia materiale, a maggior ragione, se ritieni questo, dovresti sapere che cosa implica il tuo paradigma. La materia sarebbe fatta di atomi, lo dice la scienza stessa, però atomi che sono in relazione costante tra loro, non c'è discontinuità. Tutti i processi macroscopici sono un effetto di quelli subatomici, ma forse a te continua a sfuggire persino la relazione che c'è tra i processi subatomici e quelli cosiddetti macroscopici. Comunque sia, l'intera realtà dal punto di vista fisicalista, materialista, è una rete sterminata di rapporti, di cause ed effetti, per cui non sia mai in un qualunque livello di questa catena, di questa rete di cause ed effetti, venisse all'improvviso accadesse all'improvviso una violazione di quel principio, salterebbe tutta la rete di connessioni. Da una causa non deriverebbe più l'effetto. Se all'improvviso una certa causa non producesse più quell'effetto, ma senza alcuna motivazione ne producesse un altro, quell'effetto causerebbe una conseguenza, diciamo, nefasta, diciamo, sradicherebbe tutti gli altri rapporti che si andrebbero poi a causare, perché sarebbe una parte di un ingranaggio, come tutto il resto, da un punto di vista materialista. Allora, a maggior ragione, proprio perché tu sei materialista, dovresti capire perché il principio di non contraddizione non può essere violato in alcun modo. E allora, se non può essere violato in alcun modo, è proprio per questo che noi abbiamo poi la garanzia di poterci fidare del fatto che la realtà rimanga razionale. Perché? Se tu credi che la materia sia inerte e passiva, abbiamo buoni motivi per pensare che rimanga tale, cioè che rimanga immutabile nel suo funzionamento, anche se non lo possiamo escludere. Tuttavia, il fatto che per secoli, anzi per miliardi d'anni, dal punto di vista materialista, la realtà si sia presentata in questo modo, cioè con questa regolarità intrinseca dei fenomeni, della loro relazione, fa pensare che certamente questo non possa essere un caso, ma che tutto sia quindi dovuto a un rapporto costante e immutabile che si instaura tra le varie parti di questa realtà, intesa materialmente. Perché dico addirittura che questo rapporto, queste relazioni fenomeniche, dal punto di vista materialista ci indicano la presenza di questi stessi rapporti da miliardi d'anni? Perché per arrivare al giorno d'oggi, no, con una Terra che risulta avere una certa conformazione, un certo passato, eccetera, eccetera, dal punto di vista materialista è necessario che quei rapporti che oggi conosciamo e abbiamo stabilito siano stati tali anche milioni e miliardi di anni fa, altrimenti non si giustificherebbe il panorama attuale a livello astronomico e astrofisico. Bene, allora certamente è improponibile, anche solo per scherzo, dire che questi rapporti siano casuali e che, nonostante una assurda violazione del principio di non contraddizione, per caso questi rapporti abbiano mantenuto per miliardi d'anni, questo scenario così ordinato e coerente da questo punto di vista. Quindi c'è l'assoluta necessità che il livello empirico e ciò che sottostà a questo livello sia intrinsecamente razionale. Quello che ti sfugge, nonostante avresti dovuto capirlo da tutto quello che è stato detto nei miei video, è che il livello fenomenico non è direttamente quello materiale. Il livello fenomenico che noi studiamo e osserviamo è appunto fenomenico, non è direttamente la materia.
quella che noi conosciamo e sperimentiamo. Perché la materia, in ogni caso, anche se esistesse per come intende il materialismo questa idea, questa materia sarebbe una sostanza come substrato dei fenomeni, cioè sarebbe al di sotto di quello che percepiamo, sarebbe il substrato delle percezioni, delle cose. E quindi sarebbe già un piano extrafenomenico, non farebbe direttamente parte del mondo fenomenico indagato dalla scienza. Il fatto che non sia direttamente parte non vuol dire che non possa farne indirettamente parte. Attenzione, io non sto escludendo che la materia possa essere indirettamente conosciuta qualora esista. Sto dicendo solo che non è l'oggetto diretto della conoscenza, che è diretta verso i fenomeni che sono innanzitutto rappresentazioni e percezioni nella mente di chi indaga, di chi conosce, eccetera, eccetera. Quindi è metafisica già la materia, è oltre l'esperienza diretta e immediata. Allora, se qualora esista la materia, è necessario che sia intrinsecamente razionale, altrimenti non potrebbe dirsi causa dei fenomeni che sperimentiamo, allora permettimi che questo principio di non contraddizione debba valere universalmente in ambito metafisico, me lo devi consentire, se no ti autocontraddici già su questo punto. Però se mi consenti questo, questo vale anche per YouTube, per molti altri contestatori, se diciamo, riconosci questo, allora devi anche accettare che dal punto di vista logico, se emergesse una contraddizione all'interno del concetto di materia, noi dovremmo scartare quel concetto. È per questo che io ritengo che la materia non esista, per come viene intesa dal materialismo, cioè come sostanza assoluta, esterna, indipendente da ciascuna mente, da ciascun campo mentale, da spirito, anima, coscienza che sia, e che quindi sia totalmente improponibile, assurda, in quanto totalmente astratta. E già, perché a quello si arriva, no? Perché la materia, fuori da ogni percezione, da ogni mente, sarebbe una sostanza non concepibile come sensibile, perché non potrebbe avere nessuna caratteristica sensibile, né primaria né secondaria, in quanto le qualità sensibili che noi possiamo sperimentare si danno solo in forma particolare, e in forma particolare Berkeley ha dimostrato che si possono dare solo in una prospettiva sensoriale, la quale non può esistere indipendentemente da un punto di osservazione, cioè da una percezione, da una mente. Ora, attenzione, la materia, quindi fuori dalla nostra mente, da quella di qualunque altra forma di vita, non avrebbe nessuna di queste caratteristiche. Tu avevi, diciamo, obiettato a questo punto che con la matematica si potessero fare delle astrazioni. Allora, innanzitutto, il problema è proprio radicale, quello di Berkeley, all'antiastrattismo, perché critica proprio l'esistenza effettiva di idee astratte. Cioè che non hanno nessuna adesione ad elementi particolari, che sarebbero poi gli unici concreti. Di nuovo, il problema di fondo è che quando tu e altri contestatori ragionate sulla materia, sulla realtà, sull'idealismo, su queste tesi ontologiche e metafisiche, poi vi dimenticate che stiamo ragionando sulla realtà che ci riguarda. A me non frega nulla se possono esistere altre dimensioni fuori da questa, dove potrebbero valere altre leggi. A me interessa di stabilire quello che deve valere per questa realtà. Davide, YouTube e tutti quelli che mettono in mezzo l'inutile esistenza di altre logiche non classiche per tentare di sminuire tutto questo discorso nelle fondamenta. Quello che posso stabilire con certezza è che questo livello di realtà empirico, fenomenico, è coerente,
E non lo potete negare, altrimenti negherete quello che voi stessi volete sostenere, cioè il materialismo, lo scientismo, la scienza. Però se questo livello è intrinsecamente ordinato, lo è perché ha dei rapporti di causa ed effetti che non possono essere violati, lo dico dalla vostra prospettiva. Quindi voi, accettando che i rapporti di causa ed effetti del vostro materialismo non siano violabili, altrimenti se potessero essere violati, lo ripeto ancora una volta, salterebbe tutto il vostro scientismo, il metodo induttivo, eccetera, eccetera. E però dovete ammettere che anche il livello metafisico rispetto a questa esperienza deve necessariamente avere questo tipo di corrispondenza, cioè di razionalità, cioè di non violabilità di quel principio di non contraddizione. Per il semplice fatto che il piano metafisico, essendo sottostante a quello empirico ed essendone quindi causa, substrato e fondamento, avrebbe anche in sé delle cause, dei processi da cui deriverebbe il mondo fenomenico che sperimentiamo. Se all'interno di quel dominio metafisico, qualunque esso sia, materialista o idealista, avvenisse una vera violazione di quel principio, allora non potrebbe scaturire in alcun modo poi da quell'assenza di razionalità e di ordine un mondo fenomenico stabile e ordinato. E questo è dimostrato dal fatto che ci sarebbe la necessità di una catena ininterrotta di cause ed effetti, dove invece ingiustificatamente tu, AutoTube e altri, prospettano la possibilità che, qualora ci sia una dimensione metafisica, non debba essere necessario questo collegamento di cause ed effetti, ma che all'improvviso, proprio nelle fondamenta, tra l'altro, della realtà, possa avvenire questa mancanza di continuità. Ma attenzione, andiamo a scavare in fondo rispetto a questa assurda possibilità. Qualunque sia il regno, la dimensione metafisica, come potrebbe mai dirsi causa se non avesse una corrispondenza con gli effetti che andrebbe a produrre? Come si potrebbe dire che produca degli effetti se si sostiene che possa violarsi il principio di non contraddizione al suo interno? Facciamo un esempio specifico. Allora, qualunque sia la dimensione metafisica, facciamo finta che sia la materia, qual è la causa della gravità? Una certa interazione che avviene proprio nel substrato materiale che a livello cognitivo, sensoriale e mentale ci sfugge, perché noi, come dicevo prima, conosciamo direttamente, speriamo direttamente solo il fenomeno. Ora, parlando di sostanza, di ciò che starebbe quindi sotto a livello metafisico, parlando di materia, se la causa che dovrebbe produrre la gravità avvenisse e non avvenisse nello stesso tempo, di fatto non avverrebbe. Non so se è chiaro. Se voi sostenete la possibilità che possa violarsi quel principio a quel livello, voi state ipotizzando inconsapevolmente, probabilmente, la possibilità che un effetto, un processo che dovrebbe essere poi causa di un certo effetto, tipo la gravità o qualunque altra forza o qualunque altra dinamica, possa accadere e non accadere allo stesso tempo, ma dire che possa accadere e non accadere allo stesso tempo significa di fatto ritenere che non stia accadendo. Oppure significa sostenere che sia una falsa negazione e che quindi di fatto stia accadendo e che quindi non è vero che stia accadendo e non accadendo. Insomma, non è possibile sostenere concretamente due possibilità opposte nello stesso momento che si verifichino entrambe. Proprio perché altrimenti poi da questa assurdità deriverebbe che i processi alla base che causerebbero poi gli effetti nel nostro mondo avverrebbero e non avverrebbero. E quindi anche gli effetti, questo si trasferirebbe ineluttabilmente anche negli effetti, che quindi avverrebbero e non avverrebbero allo stesso tempo, anche nel livello fenomenico.
che, lo ripeto, sarebbe causa-effetto di quello metafisico. E quindi noi ci troveremmo in una realtà empirica dove le cose sarebbero e non sarebbero allo stesso tempo. Questa sarebbe la conseguenza ineluttabile, che non si dà però, perché nella nostra esperienza non è mai capitato questo, veramente, concretamente. Allora diventa veramente una sorta di paranoia, Davide, cioè ingiustificatissima, miliardi di volte in più di chi pensasse che oltre questo universo c'è Mago Merlino o Topo Gigio o i sette nani che stanno creando il mondo. Perché lì almeno non ci sarebbe una contraddizione, sarebbe bizzarro, grottesco più che altro, ma non sarebbe contraddittorio, perché fino a prova contraria. Niente della nostra esperienza nega totalmente questa possibilità che ci sia Mago Merlino, che contenga l'universo, lo crei in qualche modo, cioè lo causi con qualche cosa, diciamo in qualche modo. Ma dire che una cosa possa essere e non essere allo stesso tempo, quella è un'assurdità suprema. E nessuno si sognerebbe veramente di pensare che nella realtà che ci riguardi, possa capitare questo. E con realtà non intendo solo il piano fenomenico, ma anche tutto quello che riguarda il piano fenomenico, compresa la sua causa, il suo substrato. Quindi quando uno mi chiede come fai a sostenere che il principio di non contraddizione valga anche a livello metafisico, io mi rivolgo alla nostra realtà, a quello che riguarda la nostra realtà. Che poi esistano altre ipotetiche dimensioni fuori da questa nostra realtà, intendendo per realtà non solo il piano fenomenico, ma anche la sua causa, il suo substrato, non me ne frega. A parte che sarebbe contraddittorio ipotizzare una realtà esterna dalla realtà, perché in tal caso il termine realtà sarebbe un concetto vuoto, possiamo parlare al massimo di dimensioni. Ma la realtà è qualcosa che comprende tutto, cioè con realtà noi dovremmo riferirci alla totalità assoluta di tutti gli essenti, in tutti i modi in cui è possibile che un essente sia. Quindi delle idee, dei pensieri, anche dell'immaginazione, anche delle allucinazioni, anche della falsità, della negazione della realtà, cioè di tutte quelle idee deliranti, farneticanti, e degli enti. Qualunque cosa essi siano, percezioni, oggetti intrinsecamente materiali, idee sensibili, illusioni, tutto quello che vi pare, la coscienza, la mente, tutti questi sono la totalità degli essenti, più tutti gli altri possibili essenti non contraddittori che non speriamo eventualmente che potrebbero comunque esistere, purché non contraddittori in modo intrinseco. Ma che vuol dire appunto contraddizione in tutto questo discorso? Io riprendo una definizione severiniana. La contraddizione avviene quando qualcosa autonega se stesso, cioè si annulla, cioè pone il nulla come un essere, cioè si neutralizza da sé. Questa è la contraddizione. Allora, un essere che si dice che sia e non sia allo stesso tempo si autoannulla, si nega da sé e per questo è contraddittorio. Non è mai possibile pensare concretamente a questo, cioè immaginare concretamente un essere che sia e non sia. Quindi non ne abbiamo esperienza in ambito logico, in ambito fenomenologico, in qualunque altro ambito. Quindi è totalmente assurdo pensare che possa esistere anche solo in altre dimensioni, in altre regioni della realtà, questa possibilità è impossibile. Ma è impossibile perché è ontologicamente impossibile, non perché è un limite umano. E comunque, anche se per assurdo, lo ripeto, ciò potesse avvenire, non riguarderebbe la nostra realtà. Quindi non è che si può usare questa improbabile, assurda scusa di questa improponibile possibilità per sostenere che allora forse la realtà metafisica potrebbe non rispettare quel principio e tutto questo perché lo si dice? Andiamo al sodo, anche a YouTube, Davide e molti altri contestatori, perché si arriva a dire questo? Perché vi spaventate che
il concetto di materia potrebbe risultare, come infatti risulta, intrinsecamente contraddittorio, e quindi la vostra idea della realtà materialista sarebbe sgretolata alla radice. Allora, qual è l'ultima difesa disponibile in questo caso? Negare che la contraddittorietà logica del concetto di materia implichi la sua non possibile esistenza. Perché ovviamente è quello che io invece sto sostenendo, che una cosa intrinsecamente contraddittoria, cioè che si annulli, che sia impossibile nel piano logico, lo sia anche nel piano reale, concreto e ontologico, metafisico. E invece, senza nessuna argomentazione valida, ma solo attraverso sofismi e retorica abbondante, nel migliore dei casi, poi nel peggiore, come fa Davide, manca, pure questo manca, ci sono solo così farneticazioni a caso. Si vuole sostenere invece questa assurdità incredibile che in qualunque altro campo e ambito, se uno osasse dire una cosa del genere, verrebbe deriso a vita. E invece non si capisce perché quando si parla di queste cose ci si sente il diritto di poter avanzare queste assurdità. Ma guardate che veramente ce ne vuole poi di sfacciataggine, Davide e compagnia bella, per arrivare anche solo veramente a sostenere con una certa pretesa questa possibilità, addirittura ribaltando le cose come se fossi io quello che, non lo so, non ragiona bene, che vuole imporre le cose con il dogma, con la fede. Per questo dico che è tutto così surreale. Quando si arriva a minare le certezze radicate di una persona, poi quella persona spesso arriva a questo tipo di farneticazioni, pur di non accettare o di ammettere la possibilità che tutto quello che viene detto in questo modo sia possibile, sia vero. Allora, purtroppo da qui non si sfugge. AdioTube ha provato, sempre però attraverso i soliti sofismi, come fanno tutti i contestatori arrivati a un certo punto, che l'esistenza di altre logiche, come quella paraconsistente o comunque quelle che arbitrariamente si sostiene, non ammettano il principio di non contraddizione o lo ammettano limitatamente, significherebbe automaticamente una svalutazione del principio di non contraddizione a livello metafisico e ontologico. Perché, appunto, con la semplice esistenza di queste logiche si vuole insinuare il fatto che se in alcuni ambiti della logica, per avere dei sistemi comunque coerenti che si reggono in piedi, non è necessario quel principio, ma anzi viene addirittura negato, allora non c'è necessità che debba valere per forza al di fuori della logica classica e quindi nella dimensione metafisica e ontologica. Allora, come ho già spiegato, c'è una marea di errori qui, perché innanzitutto c'è la totale arbitrarietà di sostenere che in quelle logiche non classiche veramente quel principio non valga. Ma bisognerebbe dimostrare che non valga, non presupporlo. E invece è quello che viene fatto da chi pretende invece il contrario. Cioè si presuppone che sia così. E ci si basa sempre su quella ingiustificata pretesa di autorevolezza di queste fonti, manuali, discipline, come se dimostrassero automaticamente le cose senza dover essere comunque dimostrate le cose che vanno sostenendo. Ma la cosa diventa grottesca all'ennesima potenza, paradossale, inaccettabile, assurda dal punto di vista logico, quando viene dimostrato che quelle logiche in realtà fanno uso del principio di opposizione universale, che sta alla base di quello di non contraddizione. E una volta dimostrato questo, la cosa diventa surreale all'infinito, quando poi, anziché accettare questa dimostrazione incontrovertibile, questa constatazione incontrovertibile, la si ignora come se non fosse stata mostrata. È surreale.
lo ripeto anche qui, perché nelle logiche non classiche non avviene davvero una violazione, una negazione del principio di opposizione tra il positivo e il negativo? Perché, per esempio, facciamo il solito esempio che pone Severino, del rosso che è verde. In un sistema non classico, logico, si potrebbe dire che il rosso è verde. E con questo esempio si vorrebbe sostenere che quei sistemi mantengano la loro coerenza, si mantengano, non si autoneghino, non si autoconfutino, come posso dire, non siano autocontraddittori, quindi si mantengano in piedi, nonostante si sostenga che il rosso sia verde. E quindi si sostiene arbitrariamente che il semplice mettere in rapporto di identità elementi che invece si dovrebbero opporre sia automaticamente una negazione del principio di non contraddizione, cioè del principio di opposizione che sta alla base di quel principio. Tuttavia, Severino dimostra in modo apodittico, incontrovertibile, insindacabile, che la negazione del principio di opposizione si avrebbe solo dopo aver ammesso che i due termini sono diversi. Ma per ammettere che siano diversi e quindi differenti, bisogna appunto ammettere che siano in opposizione, cioè che uno sia il negativo dell'altro e viceversa. Altrimenti, se non si ammettesse già questo, che quindi andrebbe ad autonegare la pretesa di chi ritiene che quel principio non valga in quelle logiche, si starebbe solo ponendo aprioristicamente una relazione di identità da cui non si potrebbe mai sostenere a quel punto allora che ci sia una violazione della negazione, cioè che ci sia una negazione di quel principio, perché per aversi veramente la negazione di quel principio è necessario assolutamente prima ammettere la differenza tra quegli elementi, per poi sostenere in un secondo momento che la negazione sia annullata tra quegli elementi. Ma anche qui si arriva all'autonegazione di quel principio, cioè di quella pretesa, scusate, che quel principio non esista. Quindi entrambe le scelte portano a autocontraddizione, perché se non si ammette la diversità tra due elementi come il rosso e il verde, poi non si può sostenere che in quelle logiche sia negata la loro opposizione, perché per negare la loro opposizione bisogna prima affermarli come diversi. Se già da subito invece le si afferma come uguali, appunto non si sta negando la loro opposizione, perché le si sta ponendo sul piano semantico come se fossero la stessa cosa. E quindi non si ha nessun diritto di dire che si sta negando in quel caso il principio di non opposizione alla base di quello di non contraddizione. E quindi l'unica possibilità per fare questo, come dicevo prima, sarebbe di ammettere invece che siano diversi, il che significherebbe però ammettere allora che vale quel principio, che non è vero che è annullato in quelle logiche. E quindi si arriverebbe all'autonegazione di quella pretesa. Cioè, in poche parole, quelle logiche hanno fatto finta, si è creduto di fare a meno di quel principio. In realtà si sono solo poste altre condizioni che possono far sembrare, possono far credere che lì non valga, ma a livello sottinteso vale sempre quello di opposizione. Perché quello di opposizione è quello che permette a una qualunque cosa di essere determinata nel suo significato. Altrimenti si autonega qualunque risultato, qualunque prodotto all'interno di quelle logiche. Allora, credo che basti avanzi questo tipo di ripetizione di questo problema. E tra l'altro, non solo c'è l'arbitrarietà da parte di chi fa quel tipo di pretese come la YouTube, no, di sostenere che queste logiche, solo perché esplicitamente dichiarano questo attraverso i manuali e le discipline che le propongono, che siano esenti da quel principio, quando poi invece è stato dimostrato il contrario. Ma per giunta neanche poi mostrano che la presunta inesistenza di quel principio al loro interno possa riguardare altri sistemi logici, e come questo si possa trasportare poi
nell'ambito metafisico e ontologico, così come anche il problema del principio di incompletezza di Gödel, che riguarda espressamente l'aritmetica. E quindi non si può automaticamente sostenere che un qualunque sistema logico, di logica classica, o debba essere per forza incompleto se vuole non essere contraddittorio, oppure se vuole essere completo dovrebbe avere una contraddizione. E lo si dimostrasse che si può trasportare, o anzi che si trasporta a ogni sistema logico, che da quel che si è capito, che ho potuto capire, il teorema di incompletezza di Gödel si applica solo ai sistemi aritmetici e riguarda i suoi assiomi, cioè che gli assiomi alla base di quel sistema hanno bisogno di qualcosa che sia all'esterno per autogiustificarsi, da cui deriverebbe poi il problema dell'incompletezza. Ho addirittura poi fornito una spiegazione del perché, ammesso che questo problema possa trasportarsi addirittura in questioni e dibattiti ontologici, non sarebbe necessariamente un problema. Innanzitutto perché può darsi, dico io, può darsi che sia una necessità intrinseca, nel senso che qualora esista, e pare che proprio che sia questo il caso, una dimensione trascendentale, immutabile ed eterna, non sia descrivibile in alcun modo. E quindi ci sarà sempre qualcosa che sfuggirebbe nella descrizione generale della realtà, che sarebbe appunto quel livello da cui, che sarebbe l'origine di tutto il resto, ecco, da questo punto di vista. Ma pur invece, ammettendo la possibilità che invece questo non sia il caso, e che in qualche modo tutto in un sistema di pensiero possa essere integrato, vediamo se veramente c'è qualche possibilità di sostenere l'esistenza di un principio che non richiede altri principi per autosostenersi. Ebbene, il principio c'è ed è quello parmenideo dell'essere che è e del non essere che non è. Infatti, questo principio universale è alla base di quello di opposizione universale del positivo e del negativo, che è alla base di tutte le altre logiche e anche di tutte le altre discipline scientifiche che presuppongono questo, che il positivo non sia il negativo, che quello che stabiliscono sia tale perché si oppone in modo evidente alla propria negazione, al proprio opposto. Un esperimento dimostra che un certo tipo di fenomeni funzionino in un modo, nel modo A e non nel modo B, perché il modo A, la presenza del modo A, esclude la sua negazione, che sarebbe B in quel caso, che quindi sarebbe comunque non A. Dal punto di vista logico è questo che garantisce in assoluto che una cosa sia se stessa e non altro, quindi c'è il principio di identità, ogni cosa è quel che è, e non altro, e il principio di opposizione tra il positivo, ogni cosa è quel che è, e non il suo opposto. Quindi, che permette di determinare le cose e dare un significato, altrimenti si sta parlando del nulla, letteralmente. Ecco. Allora, si scopre che un principio originario che non necessita di nient'altro all'infuori di sé, di nessuna giustificazione, perché tutte le giustificazioni possibili e immaginabili sarebbero sostenute da esso, è quello che appartiene alla filosofia, che studia principalmente l'essere, si occupa principalmente dell'essere e quindi delle questioni ontologiche e metafisiche. Per cui la filosofia ha il primato logico su qualunque altra disciplina, matematica, scienza, tutti i sistemi logici, che quindi hanno questo debito nei confronti della filosofia. E allora, può darsi che sistemi di pensiero come quello di Severino siano sia coerenti che completi, senza che questo produca una contraddizione. Probabilmente l'incompletezza riguarda i sistemi aritmetici perché esplicitamente non tengono conto di quello principio alla base, cioè i loro assiomi
a un certo punto sembrano arbitrari perché non esplicitano in modo effettivo il fondamento da cui originano. Solo la filosofia lo fa. Ecco perché la filosofia sarà sempre superiore a qualunque altro sapere ed è l'unico sapere che può avanzare l'incontrovertibilità. Tutte le altre forme di conoscenza, invece, che non si poggiano su quell'evidenza primaria, hai voglia di cercare conferme induttive in maniera affannosa, goffa? Non ti daranno mai la possibilità di pretendere che il tuo sapere non sia, diciamo, punibile come dubbio, come dubbioso, come non certo. Ed è giusto che un sapere che non si fondi su una certezza incontrovertibile possa essere rifiutato, perché a quel punto non è altro che un'opinione magari pure condivisa da tanti ricercatori, da tante persone, ma rimane comunque un'opinione. E io non posso fare altro che ravvisare questi errori alla base di chi pretende di sostenere all'interno di un dibattito dialettico logico delle cose senza aderire però alle necessità che la logica porta con sé, di non doversi contraddire, di dover mostrare l'incontrovertibilità di quello che si sostiene, se appunto si vuole sostenere che il proprio discorso sia effettivamente quello che si pretende che sia, cioè qualcosa che abbia un significato e non un'opinione più o meno condivisa e diffusa. E vabbè, ci sarebbero solo da ripetere le assurdità sulla coscienza che andava ripetendo ancora Davide ieri sera. La coscienza. Davide dice: no, io non la paragono ai movimenti, però poi fa il paragone tra la contrazione muscolare che dipenderebbe da certi processi materiali nei muscoli e l'emergenza della coscienza da processi e quindi movimenti della materia cerebrale. E quindi di fatto tu stai comunque ponendo questo parallelismo tra due cose diverse, dimostrando di non conoscere la differenza tra coscienza e movimenti e interazioni energetiche della materia nel materialismo. Poi ti si spiega che viene rifiutata la tesi emergentista perché sarebbe contraddittorio, perché si sosterrebbe attraverso la tesi emergentista che la non coscienza, che sarebbe quindi tutto quell'insieme di dinamiche, di interazioni nel cervello e nella materia, produca qualcosa di altro da quei movimenti, cioè qualcosa che li trascende all'improvviso, che sarebbe appunto la coscienza. Cosa che non accade in nessun caso in natura, perché qualunque proprietà emergente è totalmente riducibile ai movimenti, non è altro che movimenti e interazioni degli atomi, delle particelle che comporrebbero un qualunque sistema e corpo. Per esempio, la liquidità dell'acqua non è altro che i movimenti delle molecole dell'acqua, degli atomi, delle particelle dell'acqua. Come diceva Johnny, in questo caso sbagliando, la proprietà delle chiavi di aprire la porta non è una proprietà trascendente rispetto alle possibilità dei singoli atomi. Perché la chiave è quel raggruppamento, non è una entità ontologica nuova da un punto di vista materialista, fisicalista. Così come i modi di muoversi e di interagire con altri oggetti, cioè con altri raggruppamenti di atomi, non è qualcosa di trascendente da questo punto di vista. Cioè la chiave, così come la porta, da un punto di vista materialista, sono da intendere necessariamente come atomi, come raggruppamenti di atomi che interagiscono tra loro in un certo modo. Come? Sempre all'interno di quelle dinamiche legate esclusivamente al movimento e all'interazione energetica tra altri componenti. La chiave che apre la serratura, sono sempre atomi che si muovono e interagiscono meccanicamente con altri atomi, che costituiscono la serratura della porta e la porta poi.
Quindi non c'è nulla di trascendente, non c'è nessuna emergenza di proprietà nuove, inaspettate, perché tutte sono totalmente riducibili agli schemi, alle interazioni elementari delle particelle. Invece la coscienza, no, la coscienza, l'essere coscienti, quindi si parla di coscienza fenomenica, pura, elementare, è già qualcosa di irriducibile a quei movimenti, a quelle interazioni. Quindi eliminiamo l'eliminativismo e il riduzionismo. E come si fa comunque poi a giustificare l'emergenza della coscienza da quei processi lì, se si ritiene che all'interno di quei processi, degli atomi e delle particelle che compongono i neuroni, le sinapsi del cervello, non risieda nessun tipo di coscienza elementare? Se si ritiene che non esista nessun tipo di coscienza negli atomi e quindi nei neuroni, non si può sostenere che poi all'improvviso si crei questa proprietà di essere coscienti, perché sarebbe una creazione dal nulla e la realtà, siccome risponde in maniera evidente, la realtà empirica soprattutto, Davide, che tu non puoi negare sia così. Tu non puoi sostenere che nella realtà ci possa essere creazione dal nulla di ciò che prima non esisteva e quindi che ci siano delle falle, delle violazioni effettive di quel principio di non contraddizione. Che una cosa si crei dal nulla è una violazione di quel principio. Per questo io continuo a battere forte su Severino e Parmenide, il principio di non contraddizione nella sua forma più radicale. Perché se si ammette che una cosa non può negare se stessa, ma bisogna sapere, essere coscienti perché è così, perché l'essere è e il non essere non è e sarà sempre così. Sostenere che in un certo tempo, come dice il principio aristotelico di non contraddizione, una cosa possa avere anche proprietà diverse nel tempo, significa comunque negare l'essere. Significa sostenere che in un certo momento l'essere sia il nulla. E addirittura nel tempo, Davide, si creano quei problemi. Perché anche ammettendo l'esistenza del tempo, che viene sempre presupposto in questi discorsi, il tempo assoluto nella materia, fuori di noi, ovviamente, come già ho spiegato, io non nego il tempo percepito, sperimentato, che è mentale. Quindi almeno un tempo io lo riconosco come esistente, ma che esista poi fuori da ogni mente un tempo assoluto che scorre, bisogna vedere se è vero. Bisognerebbe dimostrare anche che esista una materia che muta e che cambia e si trasforma nel tempo, perché un tempo senza nessun contenuto materiale o comunque nessun contenuto che varia non esisterebbe in un tal senso, perché il tempo è mutamento. È variazione. Quindi non solo si presuppone che il tempo già esista, ma d'altronde neanche si dimostra poi che sia possibile che un essere, pur nel tempo, possa essere altro da sé. Cosa accadrebbe? Facciamo finta che sia vero, no? Che una cosa, l'essere di una cosa, si trasformi in altro. In tal caso si avrebbe comunque una gradualità di passaggi, non è che all'improvviso l'essere di una cosa si trasformerebbe nel nulla, il che sarebbe comunque assurdo, no? Perché facciamo finta che un essere si trasformi all'improvviso, immediatamente nel nulla, da un momento all'altro, ebbene, avremmo in quel passaggio, da un momento all'altro, un momento di coincidenza tra l'essere e il nulla. Quindi prima ci sarebbe l'essere, poi ci sarebbe la coincidenza tra essere e nulla e poi il nulla. Bene, per un momento noi avremo la contraddizione. Non conta niente che sia solo per un momento in questa prospettiva. Intanto ci sarebbe la contraddizione, quindi è impossibile. Ma anche pensare che l'essere si trasformi gradualmente nel nulla, cioè nel suo non essere, significa comunque arrivare a quel momento di passaggio in cui a un certo punto l'essere non è più se stesso, ma è qualcos'altro. Quindi, anche se noi poniamo la trasformazione graduale dell'essere in altro da sé, quindi nel nulla,
noi stiamo già violando il principio di identità che è alla base di quello di non contraddizione e quindi anche quello di opposizione, perché stiamo dicendo che l'essere a un certo punto diventa un altro essere, che non è più quello di prima, del momento di prima, ma è già un altro essere. Il principio di identità esige che una cosa sia quel che è. Se varia, non è più quella stessa identica cosa dal punto di vista del principio di identità. E quindi anche sostenere una graduale trasformazione di un essere nel nulla, nel suo non essere, significa dire quello. Perché al di là poi dei passaggi graduali, dove già l'essere iniziale non sarebbe più quello di prima, si arriva comunque a un punto in cui a un certo punto quell'essere è diventato nulla. Non c'entra nulla che sia diventato nel tempo. Ci sarà sempre quell'attimo in cui l'essere e il nulla coincidono, per poi risultare solo nulla rispetto all'essere di prima. Quindi anche il tempo non è che salvi poi da questa suprema contraddizione. E lo ripeto, tra l'altro, andrebbe dimostrato che esista un tempo assoluto che implicherebbe in qualche modo una realtà materiale, quindi di nuovo oggettiva e assoluta. Quindi di nuovo qua si procede da parte di Davide e di molti contestatori attraverso questi schemi paradossali, contraddittori, sgangherati all'ennesima potenza, cioè ragionamenti proprio fallaci in tutto e per tutto, dove si prendono basi già sbagliate di partenza e da quelle poi si pretende di sostenere poi altri punti, rattoppando qua e là degli elementi, delle cose che sono sempre più, diciamo, incasinate tra loro, che non hanno più nessuna razionalità, nessun ordine. Questo è il problema di fondo, il disordine, la disorganizzazione. Ma d'altronde non mi meraviglia più di tanto che chi crede o ipotizza che il principio di non contraddizione possa non valere a livello ontologico e metafisico, senza poi avvedersi delle conseguenze paradossali e nefaste che si manifesterebbero poi a livello empirico e fenomenico, poi possa avere questa confusione, perché solo una grande confusione di idee, di pensiero, Davide, può portare poi a ipotizzare certe assurdità. Quindi per me è anche ovvio che purtroppo si arrivi a questa confusione assurda. E che dire? Cioè, con un video del genere, guarda, Davide, io penso che anche, non lo so, guarda, non vorrei mai offenderti perché poi ti reputo anche una persona amica, anche se non ci conosciamo di persona, quantomeno per i live, per i video, però non, credo che chiunque capace di capire e di riflettere arrivi a queste conclusioni. Che dire? Spero che questo video venga almeno ascoltato e come diceva l'amico Luca Conti ieri, che se qualcuno si opponga a quello che è stato detto, che quantomeno si opponga consapevolmente, cioè avendo ben presente tutto quello che è stato detto qui. Perché la cosa fastidiosa è che poi le opposizioni si basano non su quello che è stato detto, ma sui travisamenti di quello che è stato detto, sulle omissioni di quello che è stato detto, come se quello che è stato detto non fosse mai stato affermato. Io questo vorrei, che almeno uno, se si oppone a quello che sto dicendo, mi riportasse tutte le argomentazioni che ho trattato qui e mi spiegasse punto per punto come e perché sarebbero sbagliate. Sarei proprio curioso di sapere come potrebbe mai poi darsi questa possibilità. Perché a quanto pare l'unico modo per opporsi a quello che sto dicendo è ignorarlo, è glissarlo. E scommetto infatti che chiunque prenda questo discorso integralmente non possa confutarlo, senza paradossalmente autonegare anche quello che vorrebbe sostenere, quindi di fatto non potendo confutare questo discorso. Questa è la mia scommessa, vediamo chi la accoglie e vediamo cosa uscirà fuori. Io
Io già mi faccio comunque delle risate perché qualunque sia il risultato, cioè sia che una persona non ascolti, ignori quello che è stato detto e quindi riproponga le stesse sterili obiezioni già smontate qui, sia che invece una persona tenti l'assurdo, l'impossibile, è divertente comunque.